Ciao ragazzi, bentornati sul Evil Wall Truth di Infamous Second Son. Guardiamo un attimo dove mi conviene andare per primo, mentre raggiungo i 3 punti che abbiamo detto che dove dobbiamo appunto arrivare per assorbire dei nuovi poteri, dei nuclei. Vorrei scusarmi per aver. Questo è un civile. Aspetta che mi gestisco di strada, perfetto. E per aver fatto dei video non di una grandissima qualità, purtroppo li ho fatti un pochino veloce e non ho potuto come dire, registrarli meglio di come sono venuti. Purtroppo c'è un gran casino di sottofondo per la ventola del PC, che voi dovete sapere quando si usano dei programmi per registrare, comunque si sforza molto e soprattutto io non ho un PC potentissimo, insomma. E quindi fa uno sventolare incessante. Più la PS4, che non ha l'alimentatore come l'Xbox One, l'Xbox 360. Aia. Ma che è sto malo scena che mi state facendo? Maledetto, fate giustiziare. E dicevo, però anche la PS4 fa un casino bestiale. Allora, questo devo romperlo. Beh, va bene. Mi ricorderò che il fucile a pompa fa male anche a me. Perché hanno continuato a sparare? Che fastidio. Non sono partito molto bene. Ah! È ditelo allora, però. È ditelo, e diciamolo. Possiamo anche, già che ci siamo, al quarto video cominciare a trarre un pochino di conclusioni da questo Infamous. La prima cosa che mi viene in mente è che la cuffia sta molto meglio ad Helsinki che a me, ad esempio. Proprio la prima che mi viene in mente. Tanto io non ho detto che cosa faceva potere. Ops. Attenzione di sotto! Ah, ho capito. Bam! Mi chiamo giù Non tra nemici così. male, eh? Vuoi rivederlo? Mazza che potenza. Ragazzi. Altri livello civile. Vediamo un attimo dove ci conviene andare prima. Qua ci sarà molta più sorveglianza, quindi campana, tia. Allora, andiamo sempre dritto. Sempre dritto, non sul muro però. Un civile! Giustiziato. Tutta expo in più, anche perché col fatto che giochiamo il Wall Truth. Bellissimo questo. Vediamo cosa da assorbire un po' di fumo qua. Vabbè che sto già curato, quindi. Il fatto che giochiamo a Wall Truth, dicevo, abbiamo meno occasione per expare, non ci sono. Tra l'altro penso che siano ridotte all'osso le missioni secondarie, ci siano semplicemente le cose da fare durante, dentro la città, ma non delle vere e proprie missioni. E quindi. Tanto vediamo anche un attimo cosa ci dice. Perché non lo spieghi anche a loro? Magari Il si nostro buon riprenderanno. fratello. Rischia di mandare all'aria l'effetto sorpresa. Tanto un po' troppo Sarebbe avanti io, meglio se tanto. partivano. Distratto che guardavo un'altra cosa. Allora, dov'è il punto? Ci siamo sopra. No, proprio in qua. Dov'è? Più a sinistra. Ci È sono telecamere in giro di giù? controllo a ogni angolo. È proprio Quello? questo il vantaggio di giocare qui. Peccato che questa non sia casa loro. Bene. Prova a spiegarglielo. Bella raga! Perché non ha funzionato? Ah no, ha preso contro. Oh, allora. Tu. Ti volevo uccidere. Bene, subito. Sto bel risucchio. Comunque spero che oggi vada meglio perché ho nascosto il PC che sembrerebbe che lui sta lavorando ma che comunque sventola meno. E l'ho tenuto un po' più lontano. Idem la PS4 un pochino più lontana pure quella. Poi mi vibra il telefono, però vabbè. Cazzo, questi sono cattivi. Ammazza. Che sbisilata. Però che forte. Vediamo subito che l'altra volta non ve l'ho fatto vedere. Ho trovato dopo come si faceva, cioè si doveva muovere quella leva. Io provavo di muovermi con le freccine nel menu e invece non funzionava. Vediamo il proiettile di fumo. È quello che si fa con R1? No, R2 per scegliere il miglioraggio.
No, il fuoco sostenuto l'ho già preso. Dov'era il missile di cenere? Qua. R1 per lanciare una sfera di fumo. Incrementa 3 la riserva massima di missili. Vai così. Ancora da assorbire qua. No, Bene, andiamo all'ultimo punto. Carina questa missione, diciamo, dove dobbiamo raccogliere i 3 pezzi per così poter potenziarci. E prepararci poi per la prossima missione, insomma, che adesso non ho idea assolutamente di cosa sarà. Mi ha anticipato qualcosa Leo perché ci stiamo dicendo mano a mano dove ci fermiamo nei vari walk route per riuscire a fare le cose più o meno insieme. Quindi, se avete già visto il video di Leo qualche ora fa, sapete più o meno dove andrà a finire la missione. Ecco, abbiamo scelto Leo di caricare sempre alle 14 e io sempre alle 18. Quindi, troverete video in questi due orari del giorno. Mi raccomando, e. Vediamo se riusciamo a fare una cosa un po' stealth. Per quanto sparare delle bombe possa essere stealth. L'esplosivo qua è un po' forte. Dove sei? Vieni qua. Non correre. Bene, teletrasporto qua in attacco. Devo rompere questo. Fatto. Assorbiamo i poteri. Ma io ricordo un po' un Super Saiyan. Questo forse. Vediamo se è quello che penso. Come negli altri Infamous. No, non è vero. Così è non letale. Ma non fa danno. Schivo, è una brutta bestia. Ferma, interrompiti anche te. E giustiziati. Trasmettitore di agghiato. Ne servono altri? Bene. No, non ci sperare. Mi sta facendo dei poteri, ti ha dato alla testa. Trova un posto dove rilassarti e stattene buono per un po'. Cos'è questa fissa con lo starsene buoni? Io sto bene, alla Che grande. stress che è Bisogna questo ancora? mio No, fratellone. ascolta, sto seguendo una pista insieme a un detective della polizia, ma prima di muovermi devo essere sicuro che il cervello ti funzioni a dovere. Ok, me ne starò buono. Possiamo semplicemente stabilire un altro obiettivo. Ah, missione completata, perfetto. Ah, c'è proprio un filmato. Bene, andiamo. Io ovviamente lo sto giocando per la prima volta. Non so se voi l'avete già giocato o lo state guardando ora. Però mi raccomando, non spoileratemi. È una cosa che odio terribilmente. Lo so finito. Ho delle informazioni sulla rete di comunicazione centrale del DUP. C'è un'antenna principale con cui coordinano le operazioni di tutti i quartieri più piccoli. Hai qualche idea di dove sia questa rete di comunicazione centrale? Beh, hai sempre detto di volerlo vedere. Adesso che siamo qui. Vuoi dire che è lo Space Needle? Lo Space Needle. Io voglio andare a fare. Bene, ho incasinato un po' coi tasti, se avete fatto caso. La regina cattiva. E vai. Allora. Facciamo questo bel disegnetto. Dobbiamo riempire bene le tracce. Nella scuola se avessimo fatto questa d'arte sarebbe stato molto meglio. Molto più divertente. Non è assolutamente che cosa tu voglia fare, però facciamolo. Ok, un po' di rosso. Dai, ti lascia con la suspense, non sai che cavolo dovrà venirne fuori. Allora. Non si capisce perché ci sono dei disegni intorno tipo le donnine, però va bene. Una manina e ci taglia la regina di cuori. Che figata. Allora, vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Dobbiamo andare qui. E le ho detto che c'era un graffito vicino e poi di fermarsi. Bene, allora adesso ci avviciniamo e poi direi che ci possiamo salutare. E ci vedremo con il prossimo video. Sono molto curioso di vedere che cosa succede se faccio così. Se mi danno dei punti extra, ok. Quindi adesso lo faccio. Lo sto per fare. L'ho fatto. Bomba non letale.
È terribile, questa bomba non letale è tutt'altro che non letale. Visto che poi stanno fermi, io li giustizio. Ma io però volevo far saltare questo. Aia! Non posso sparare. Mi hanno tipo inibito i miei poteri. No, volevo fare così. Pam! Che non esplode. Ah, ho ben dato distrutto. Aia! Ma che è sta gente? Oh! Che noia. Bene, dai. Direi che ci possiamo vedere con il prossimo episodio. Io sono pronto a farmi il graffitino. Dopodiché ad attaccare sta cazzo di base. Direi che devo arrivare lì. Non ho assolutamente idea di che cosa potrà succedere. Lo scopriremo domani alle 18 su GameStar News. Ciao ragazzi.